Sai che in Puglia vi porta a visitare ai Portici di Fasano, nella sede OTL, dove vi è la mostra inedita dei diorami pasquali, volti e simbologie della passione. Buona visione. Bentornati a Sai che in Puglia. Oggi siamo ai Portici di Fasano, nella sede dell'Università del Tempo Libero, insieme alla professoressa Palmina Cannone. Con Palmina abbiamo fatto tanti altri video interessanti, li troverete sul nostro canale. Intanto, per Pasqua, la sede dell'Università ha allestito un'inedita mostra di diorami pasquali, volti e simbologie della Settimana Santa in Puglia. Sono molto grata perché voi tutti siete molto sensibili alle tradizioni pugliese e quindi è un modo di ritrovarci e di diffondere quella che è la nostra cultura popolare che ci viene tramandata dagli avi. Palmina, allora saliamo le scale della sede dell'Università e c'è una partenza? Certo che c'è una partenza. Prima voglio dire che ciò che vedremo sono delle riproduzioni dell'originale delle statue dei misteri della processione di Taranto, che è famosa non solo in Puglia ma anche in Italia e addirittura in Europa. Allora, abbiamo Gesù nell'Orto degli Ulivi e dell'artista Vincenzo Basile che realizza queste opere con l'argilla e la cartapesta. Quindi vediamo ancora Gesù in preghiera e alla mia destra c'è una bellissima Pietà della Addolorata che tra le sue mani prende il corpo di Gesù. E ancora vediamo sotto campana un'altra Addolorata, ripeto, tutta in cartapesta e creta, e l'Addolorata la troviamo in tutti i paesi della Puglia, non solo nella Settimana Santa, ma anche sul Comò, perché le nonne, le nostre bisnonne, tenevano sempre questi santi sotto campana e c'è questa devozione particolare per la Madre Dolorosa. Continuiamo sempre con le opere di questo artista sensazionale che è Vincenzo Basile di Taranto. Abbiamo in questo quadro la riproduzione di Gesù in croce più sua madre. Ciò che è particolarissima, e la vediamo in alto, è la croce della passione, detta anche la croce dei misteri, misteri dolorosi. Ci sono dei simboli. In tutte le croci che abbiamo anche in casa, quindi a livello familiare, ci sono dei simboli. Però questa croce ha tutta la simbologia della passione. Devo dire che è stata realizzata dal nipote di Vincenzo, Vincenzo Basile Junior. Perché? Perché il nonno ha voluto inculcare anche nel nipote l'arte di rappresentare la Settimana Santa con queste opere. Mi soffermerò soltanto su alcuni simboli. Il gallo significa il tradimento di Pietro quando rinnegò di conoscere Gesù. Poi ci sono i dadi,
che significa quando i soldati Addadi si divisero il mantello di Gesù. C'è la brocca, che significa la lavanda dei piedi, e poi le lance e gli altri simboli più semplici. C'è anche la mano, questa è particolare perché significa lo schiaffo che fu dato a Gesù. Poi gli altri sono facilmente riconoscibili, come le scale quando fu deposto Gesù, la tenaglia quando furono tolti i chiodi e così via. Però è particolarissima e fa parte della processione dei misteri di Taranto. Questa è un'opera bellissima che a Taranto viene chiamata la cascata, invece a Fasano diciamo Gesù sotto il carico della croce. C'è un particolare: quando quest'artista mi ha portato le sue opere, mi ha portato anche tre libri. Ha detto: Palmina studia tutte le simbologie e tutti i volti della passione, perché qui c'è tutta la tradizione di Taranto in questi libri. Infatti c'è la tradizione della chiesa del Carmine di Taranto, li ho studiati, ecco perché vi sto partecipando ciò che ho appreso. Ora c'è giusto da dire che anche le professoresse studiano. Studiano sempre. Bisogna imparare sempre. Ora Valeria, ti voglio far vedere che cos'è questo attrezzo particolare. Ti ho fatto vedere prima come si suona, quindi suonalo e poi come si chiama. E poi lo spieghiamo. Ok. Pronti? Allora, bravissima. Allora, questa è la troccola o raganella di Pasqua. Dovete sapere che il Giovedì Santo in tutte le chiese pugliesi e anche fasanesi si legano le campane fino al Sabato Santo, quando poi c'è il Gloria e quindi risuscita Gesù. Perché? Addirittura anche alle pecore le campane vengono legate, perché non ci deve essere nessun suono di festa, appunto perché è il Giovedì Venerdì Santo e si sta parlando si sta ricordando la passione, crocifissione e morte di Gesù. E allora a Fasano, per esempio, l'ultima processione della Dolorata va sempre un chierichetto all'inizio della processione che annuncia il passaggio di questo corteo processionale, e così anche a Taranto. E questa è la riproduzione fedele che ha fatto sempre Vincenzo, Vincenzo Basile. Allora continuiamo il nostro percorso tra queste installazioni artistiche della Settimana Santa, sempre con lo stesso artista, il quale ha voluto rappresentare Gesù che si rivolge al Padre e dice: allontana da me questo calice, cioè il calice proprio della sofferenza. Sono la rappresentazione dei confratelli sempre della processione dei misteri di Taranto. Ed ecco, arriviamo al capolavoro di Basile, che è questo Cristo in croce, denso di pathos che veramente suscita in chi lo guarda tanta emozione. E accanto a Cristo in croce c'è Gesù morto, Gesù deposto a Fasano, diciamo, nella bara, invece Gesù morto, ed è identico, lo ripeto, questa opera a Gesù morto che si porta in processione a Taranto. Palmina, non ti volevo disturbare, però sono curiosa. Perché uno di questi confratelli ha il volto chiuso? Non solo questo, in questo momento, poi vedremo gli altri, per penitenza. Cioè loro hanno proprio questo abito penitenziale che indossano ed è caratteristico sempre della processione dei misteri. Grazie. Non molti sanno
che anche a Pasqua ci sono i principi pasquali che vengono chiamati diorami, come ha detto prima all'inizio Valeria. Questo è dell'artista di Crispiano, qui da Taranto ci spostiamo a Crispiano, Vito Colucci. Anche questa è un'opera meravigliosa realizzata in tutti i particolari, e naturalmente c'è sempre lo studio anche del Vangelo, perché viene rappresentato proprio ciò che realmente ci riportano gli evangelisti. Ma è proprio particolare, questi rami di ulivo sembrano veri. Sembrano veri, ma tu l'avrai visto anche nell'altro... Sì, appena cominciato. Gesù nell'orto degli ulivi, anche lì la realizzazione era identica proprio all'ulivo. In questa collettiva, perché questa mostra è una collettiva di artisti, non poteva mancare naturalmente una pittrice, e abbiamo scelto Marzia Lazzaro di Crispiano, con cui siamo città, con cui siamo gemellati, in questa opera che viene intitolata Trasfigurazione, perché vediamo dinanzi la Madonna che ha partorito Gesù bambino, e dietro Gesù che è già diventato adulto e che sta per essere crocifisso, che si rivede trasfigurato quando era bambino. E devo dire a questo proposito che in Perù, con cui siamo anche gemellati, la Settimana Santa comincia con il principe. Ecco perché noi abbiamo voluto anche mettere in mostra, proprio per onorare il Perù, questo quadro significativo. Ai lati ci sono le brocche con gli ulivi che porteranno, non solo ricordano le palme, ma ricordano anche la Pasqua e quindi la pace. Qui ci sono veramente delle chicche, perché l'altro artista è Antonio Bello, il quale ha voluto riprodurre in miniatura addirittura la chiesa del Carmelo di Taranto e l'inizio della processione, quando portano Cristo e lì la Dolorata, con tutti i figuranti in miniatura e i confratelli, come hai visto, del Carmelo con il volto coperto. Quindi questa è veramente la rappresentazione in miniatura della realtà. Da notare i rosoni illuminati e sopra, fare da cornice, i quadri di stessi confratelli della pittrice Rosita Achille di Crispiano. Quindi come si completano, ecco, i pittori con gli scultori. Un altro meraviglioso diorama pasquale, questa volta dell'artista Cosimo del Giudice. È particolare questo diorama, ci sono le tre croci dei due ladroni, il Cristo al centro e la deposizione, proprio la Madonna che regge il Cristo che è stato tolto dalla croce. Quindi è davvero denso di drammaticità questo diorama. L'artista è riuscito a compenetrarsi e a dare a noi proprio la scena di ciò che realmente è accaduto. Bellissimo anche, sempre suo, di Cosimo del Giudice, il quadro, perché oltre ad essere scultore è anche pittore. E di dov'è Cosimo? Allora, Cosimo è di Crispiano. Come vedi, Taranto e Crispiano vanno insieme come tradizione. Palmina, che cos'è questa rappresentazione? Allora, questa è la Via Crucis. Siccome faccio collezione di santini antichi, ho questa collezione di santini fine 800 che sono appartenuti al sacerdote fasanese Don Filippo Bonifacio. Allora l'artista Martino Murata da questi santini è riuscito ad avere queste riproduzioni grandi della Via Crucis del Signore, che hanno dei colori particolari e sono di grande valore anche per l'espressività dei vari personaggi rappresentati. Ma io vedo anche drappi bianchi.
questi drappi bianchi sono degli asciugamani dell'Ottocento che abbiamo preso proprio dal comò delle nonne e presentano dei ricami particolari, il macramè, che noi riprendiamo anche nei nostri laboratori di ricamo. Sembrano uguali ma sono diversi. No, provengono tutte da famiglie diverse dei nostri soci, infatti non è facile trovarli così. Avevamo bisogno di 14 asciugamani e li abbiamo trovati. Complimenti. Sembra un altare? È un altare. Allora a Fasano c'è in molti paesi della Puglia la tradizione che il Venerdì Santo vengono allestiti i sepolcri. Che sono i sepolcri? Ogni confraternita ha una statua della Passione e vengono allestiti nelle chiese, chiesette piccole. Nelle parrocchie invece ci sono gli altari della Reposizione, vengono chiamati così da non confondere con i sepolcri perché c'è il Santissimo Sacramento esposto, quindi le parrocchie sono gli altari della Reposizione. Abbiamo un'altra croce, questa volta su Gesù è crocifisso sul sughero e in Puglia è proprio tradizione avere al capezzale del letto questo, chi ha la fortuna di averlo ereditato dalla nonna, di avere al capezzale del letto questo crocifisso. Sotto invece la lavanda dei piedi che abbiamo voluto realizzare, c'è la brocca e c'è un altro asciugamano di quelli antichi a macramè e la bacinella. Questi fanno parte, sono dei pezzi che abbiamo preso dal nostro Museo delle Arti Antiche Fasanese. Poi sulla mia sinistra... Infatti volevo proprio dire, Natale è sempre finito, però sicuramente c'è qualche altro significato. Questo infatti è l'albero dei ricami, perché l'università con i suoi laboratori di ricami e di recupero delle arti antiche, artigianali fasanesi, ha voluto rendere omaggio al giorno di Pasqua, perché nel giorno di Pasqua gli altari si vestono con delle tovaglie ricamate o a tombolo o ricami in bianco, e quindi anche noi abbiamo voluto omaggiare la risurrezione di Gesù. Che bella idea. Palmina, qua avrei, non so neanche da dove cominciare, così tutto curato, particolare, questa erbetta. Allora abbiamo voluto con l'ingegnere Bernardino Galizia,
che è con anche la consigliera Giovanna Acquaviva voluto proprio ricreare l'ultima cena. Da notare che c'è un quadro antico, fine 800, che riproduce sempre di Giovanna Acquaviva l'ultima cena, e noi l'abbiamo riprodotta su questo tavolo. Abbiamo la Dolorata, abbiamo il crocifisso e anche questo quadro che anticamente si usavano sia la croce che questi quadri, mentre a capezzale del letto. Sono tutta la collezione di Giovanna Acquaviva. Invece questa erbetta che hai detto tu è stata curata da Pasquina Calandrella, perché nei sepolcri di cui ho parlato prima viene messo tutto questo grano. Questo grano si prepara 20 giorni prima del Venerdì Santo, si mettono i semini o delle lenticchie o del grano nell'acqua e germoglia, e c'ha un potere miracoloso, perché alla fine del Venerdì Santo i fedeli portano via un poco di questo grano che serve a proteggere la famiglia. Abbiamo voluto rappresentare anche le 12 lampade, una è rimasta accesa per simbolo, come facevano anticamente le nonne con l'acqua e l'olio quando non c'era la corrente elettrica. E abbiamo anche fatto realizzare da un forno fasanese il pane dell'ultima cena, e questo è il grano che testimonia anche la resurrezione, perché dal grano poi germoglia la vita. Bello, io invece ho pensato che sicuramente è fatto di argilla, invece no. Finalmente una cosa vera. È vero, è vero. È bello. Valeria, siamo nello studio d'arte che abbiamo ricreato dell'artista Martino Muratti, il quale ha voluto non solo mettere in mostra alcune sue opere, alcune suoi quadri, ma ha voluto soprattutto con questa mostra anche fotografica ricordare una tradizione, che è una tradizione pugliese, della sacra rappresentazione della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, che a Fasano risale addirittura all'Ottocento. Queste foto che vediamo a destra e a sinistra ripropongono quella che è stata la sacra rappresentazione nel 1990. Le foto sono di Annito Bennardi e invece i costumi sono indossati proprio dallo stesso Martino Murat, che ha partecipato non solo come scenografo ma anche come, diciamo, attore, e l'abito di Barabba è l'abito del sommo sacerdote. Che c'è di particolare in questa mostra fotografica? Che le scenografie all'epoca furono fatte dal grande maestro e professore e pittore Mikhail Galizia, che riuscì veramente a ogni scena a rappresentare ciò che il Vangelo ci dice a proposito proprio dell'ultimo tratto della vita drammatica di Gesù. Quindi un artista eccezionale che fece queste scenografie nel 47 e poi sono state riproposte fino agli anni 90. Quindi qualcosa di veramente stupendo, anche perché sono state conservate con la tradizione che non muore mai in Puglia, soprattutto quella della passione. Allora, che vedi appesa? Sembra una Befana, ma non lo è. Ma non lo è. È la Quarantana. Devi sapere che la Quarantana è la vedova di Carnevale, cioè quando il Martedì Grasso muore Carnevale, allora c'è il funerale di Carnevale e la vedova affranta che segue il marito morto.
quarantana, perché sono i 40 giorni della Quaresima che precedono il giorno di Pasqua. La vedi è un fantoccio, naturalmente, che sta a significare che per metà è striga e per metà, diciamo, è fata. Perché? Striga in quanto allontana proprio il male, la cattiveria, e c'ha in mano, si vede, un cestino con tante cose buone, gastronomiche, salame, vino, che saranno poi messe sulla tavola di Pasqua. E questa quarantana a Fasano viene appesa nel centro storico in 7 strade, quindi abbiamo 7 quarantane a Fasano. Quanti sono i dolori della Addolorata di Maria Vergine che soffrì per la morte del figlio? Quindi, come vedi, Anche questa ha una sua simbologia. Che bella tradizione! Ma c'è qualcuno che lo fa a casa, che li appende in casa? No, in casa no, è per la strada. Ah, okay. Anzi, c'è stato un periodo in cui i genitori si ribellavano perché i bambini avevano paura di vedere questo fantoccio. Io non sono d'accordo, perché se a scuola queste tradizioni si spiegano, i bambini invece cominciano a capire anche le radici del popolo pugliese, quindi le nostre radici. Palmina, è un altro diorama, è così ricco di particolari. Sì, questo è di un altro artista, Michele Conserva di Crispiano, è l'ultima cena ed è un artista che cura tutti i particolari, tant'è che quando è venuto qui a montare l'opera e si è intrattenuto per 3-4 ore, perché tutto deve essere a puntino, e mi diceva che è stato proprio in Palestina. E le pietre che stanno nei suoi diorami sono pietre originali, e anche l'acqua. E queste opere ce l'ha a casa perché lui è felice di vederle, di condividerle con gli amici, e eccezionalmente le ha portate in mostra all'università. Un'altra bellissima opera di Michele Conserva di Crispiano, La Via Dolorosa. L'artista è riuscito veramente a descrivere tutta la tragedia della Passione di Cristo in questo diorama, che è un capolavoro per i particolari, per la creatività, per la conoscenza anche del Vangelo. Thank you.
femmina e qui si muove tutto, sembra. Allora, questa è la resurrezione, diciamo che è l'opera che completa tutta la passione e morte di Cristo. L'artista ha voluto far muovere con dei meccanismi particolari la pietra del Santo Sepolcro. Gesù è risorto, c'è la, nella grotta si vede la Sacra Sindone e poi ancora più in là si vede proprio l'immagine del Cristo risorto. È un'opera meravigliosa. Confermo. Perché addirittura anche c'è il focolare acceso, e l'artista ha detto che in tutte le sue opere c'è sempre il fuoco e l'acqua, cioè la simbologia dell'acqua che lava e del fuoco che brucia. Quindi un artista che a 360 gradi, che cura non solo la ricostruzione, ma anche la simbologia di quella che è la Settimana Santa e la Passione di Cristo. Anche ci sono le tre croci, anche il Calvario, quindi il Calvario in lontananza, la croce di Cristo e gli altri dei due ladroni, poi la grotta, il Santo Sepolcro, quindi ha ricostruito tutto in questa opera che è appunto la Resurrezione, sempre di Michele Conserva Crispiano. Ancora un'altra piccola resurrezione realizzata nei laboratori della nostra università da Cincavalli, Anna Rosa Cincavalli. Poi abbiamo voluto realizzare con Giovanna Acquaviva, Pasquina Calandrella e Adele Gagliulo la tavola di Pasqua, con tutto ciò che si mette a Pasqua e con i lavori sempre realizzati nei nostri laboratori. Sono tutti manufatti, tutti realizzati a mano. Volevo far notare che le rose sono fatte di orecchiette. Bellissimo. Nei laboratori artistici. Che cos'è questa impressionante opera? Allora, quest'opera di Vincenzo Basile Senior di Crispiano è un'opera particolare, è Gesù con la corona di spine sotto la croce. Prima abbiamo parlato della resurrezione, però nonostante Gesù per amore dell'uomo sia stato crocifisso, sia morto e poi risuscitato, ancora lo vediamo oggi nell'attualità in tutte quelle guerre, in tutti quei barconi di naufraghi che affondano, vediamo sempre questa immagine di Cristo caricato della croce, caricato dalla nostra cattiveria, dal nostro egoismo. Quest'opera ce l'ha concessa veramente in modo particolare perché lui ce l'ha in casa e ogni sera e ogni mattina quando si alza va e lo bacia e dice la sua preghiera. Quindi veramente ringraziamo l'artista per questa possibilità che ci ha dato di riflettere sulla drammaticità degli eventi odierni. E facciamo riflettere anche voi. Queste opere sul tavolo alla mia destra c'è Sacrificio e qui invece Alla ricerca della trascendenza. Sono dello scultore Antonio Santoro, rettore dell'Accademia delle Belle Arti con sede a Crispiano. Fanno parte queste opere di un trittico. L'altra opera sta in Vaticano, in quando Antonio Santoro in visita al Pontefice ne regalò appunto la terza opera, in quanto il Pontefice ne fu affascinato. Noi siamo onorati di averli non solo all'UTL, ma di mostrarla a tutti i telespettatori. E di che materiale è stato fatto? E sono resina e polvere di oro.
sono stupende, come tutte le opere di questo scultore. Al centro invece abbiamo un ulivo realizzato nei nostri laboratori con i legnetti che si trovano sulle spiagge. Queste sono delle spugne che vengono spiaggiate e poi naturalmente trattate e tinte. Le colombe sono state realizzate invece da Pasquina Calandrella, sempre nei nostri laboratori, perché il messaggio che vogliamo dare con l'ulivo, con le colombe, è il messaggio di pace, che finalmente un po' di pace torni non solo nel cuore degli uomini, ma in tutte le nazioni, e che i popoli che stanno soffrendo finalmente riescano ad essere liberi. Grazie Palmina. La mostra è aperta al pubblico fino al 9 aprile e basta prenotare sul numero qua sotto esposto. È gratuita. La visita è gratuita. Anzi, vi dico di più, prenotandola ci sarà Palmina a spiegare tutti i particolari. Grazie Valeria, a te, grazie a Laic in Puglia, a tutti i telespettatori, ai quali voglio augurare veramente una Pasqua di pace, di serenità. E invito tutti a visitare questa mostra, perché è piena di pathos, di suggestioni e di emozioni. Auguri, auguri, auguri. E ovviamente, nonostante che abbiamo ripreso tanti particolari, è meglio venire di persona a guardare, perché l'occhio vede in modo diverso. E io, essendo russa, sono per la pace, e tutto lo staff di Saiche vi auguro serena Pasqua e soprattutto pace. E Saiche in Puglia può interessare o coinvolgere anche te.